L'altro ieri i sindacati Confindustria sono venuti alla festa, hanno presentato un documento che presto arriverà al governo, pongono alcune questioni, al di là della condivisibilità o meno, il problema è sempre quello, poi dopo rintracciare una serie di risorse e di priorità. Ma intanto bisogna dire subito che noi non possiamo prescindere da questo contributo, per evidenti ragioni. Il fatto che si siano messi insieme sindacati e imprese in un momento particolare di difficoltà come questo e indichino unitariamente dei percorsi deve essere oggetto di attenzione da parte del governo. In secondo luogo, l'obiettivo di questo documento non è tanto soltanto i vantaggi dei rappresentati, ma di coniugare i vantaggi dei rappresentati con l'idea di uscire dalla crisi. Quindi io penso che queste siano priorità che vanno prese in considerazione. Poi, come lei ricordava, la situazione finanziaria è molto stretta, abbiamo appuntamenti rilevanti nei prossimi mesi e quindi dovremo decidere insieme le priorità. Però c'è una scadenza, che è la legge di stabilità, che a metà ottobre verrà fatta, verrà discussa, e quello è il momento in cui queste istanze devono trovare una risposta. Su questo quindi si inserisce anche la necessità delle coperture che comunque il Ministero ha individuato? Ma poiché gli impegni che vengono chiesti riguardano non tanto il 2013, gli anni successivi, è chiaro che noi dovremo affrontare la questione della revisione della spesa pubblica, la riforma delle agevolazioni fiscali e anche la riorganizzazione degli incentivi alle imprese. Sono tre capitoli dei quali si possono ricavare delle risorse che vanno destinate allo scopo che viene richiesto, con una prospettiva che non è solo del 2014 ma occupa un percorso almeno di 3 anni. Se non sbaglio, lei ha identificato, ma ovviamente lei, il Ministero, proprio in quelle deduzioni, 250 miliardi su cui bisognerebbe fare, se non altro, razionalizzazione. Sì, non è facile perché le cifre sono clamorose, 700 voci e 250 miliardi, però quando si va a vedere molto riguarda la sanità, molto riguarda le famiglie, allora bisogna farlo con grande trasparenza e le parti sociali andranno coinvolte perché rappresentano pezzi di quei mondi. Bisogna chiedergli di aiutarci a identificare non tanto e soltanto quello che va abolito, ma quello che va trasformato. Alcune risorse possono essere prese da questa voce ed destinate ad altre, selezionando anche quelle che sono le priorità. È un lavoro non semplice, ma che va fatto. Come si lavora con queste continue fibrillazioni? Oggi sono arrivati parecchi appelli ad un senso di responsabilità e anche ad una richiesta di stabilità. E quali sono effettivamente i rischi che l'Italia ha nei confronti dell'estero? Ma guardi, la sensazione generale è, girando per il paese, parlando con le persone, parlando con le categorie economiche, è che indipendentemente dal fatto che condividano o meno tutte le scelte che fa il governo, sono tutti preoccupati del fatto che cada il governo, che manchi la governabilità, perché oggi la stabilità è un bene prezioso, è una componente dell'uscita dalla crisi. Certo, noi lavoriamo in una condizione di precarietà, tutti i giorni veniamo sottoposti a questo shakeraggio che non si sa mai se si dura il giorno dopo. Credo che faccia molto bene il Presidente Letta quasi ogni giorno a invece infondere un po' di fiducia, perché gli interlocutori per la verità sono soprattutto i cittadini. Quindi diciamo che anche le dichiarazioni di quello che è il vostro ministro, definiamolo così, che è Franceschini, che si collega poi con il Parlamento, sono reali. Dice attenzione perché fibrillazioni continue potrebbero riinnescare un meccanismo di speculazione anche nei confronti del nostro paese. Sì, hanno due effetti negativi: uno la speculazione e l'altro non riparte la fiducia. Una delle componenti che può consentirci di uscire dalla crisi mettendo a disposizione delle risorse è che le persone, i cittadini, gli operatori economici vivano un'idea di nuova fiducia. Se è chiaro che tutti i momenti la fibrillazione politica sembra che se si dovesse andare a votare tra un mese, 2 mesi, 3 mesi, perché un investitore deve investire, aspetta di vedere quel che succede. Quindi effettivamente è vero, la stabilità politica
politica e un aiuto molto forte a questa fase di passaggio. Il ministro Saccomanni nelle settimane scorse ha fatto presente che siamo ad un momento nel quale si possono cogliere dei segnali di crisi, di superamento della crisi. Beh, attenzione che in questi momenti sballottare troppo, diciamo, una fragile ricostruzione può demolirla.